Questa mattina in teoria dovrebbero portarci un nuovo trattore in prova. Ma partiamo dall'inizio. Lui è Enrico, rappresentante della ditta Speroni e venditore di trattori, SAME. Qualche mese fa lo abbiamo incontrato alla Fiera Agricola di Bologna e, data la passione del padre per questi trattori, ci ha proposto di provare il loro nuovo frutteto. Come potevamo rifiutare? Allora ci siamo accordati di sentirci più avanti. Poi una settimana fa mi ha detto che sarebbe passato vicino alla nostra azienda e avrebbe potuto lasciarci il trattore in prova. Ora che vi ho spiegato la storia, possiamo tornare alla mattina del 18 marzo, quando tutto è cominciato. Devo andare nel vigneto per finire di legare le viti. Ok ragazzi, sono arrivato nelle viti che bisogna legare. Questo è anche l'ultimo vigneto che ci resta e poi abbiamo finito tutta la legatura del 2023. Però prima volevo farvi vedere una cosa. Guardate da qui sopra cosa si vede. In pratica ieri siamo venuti a posizionare la gru per il progetto segreto che stiamo costruendo. Se vi siete persi il video ve lo lascio qui in alto. Va bene, dai, adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a legare. In pratica lo zio e il padre legano con i salici il tronco della vite, è più basso. Io invece con la legatrice elettrica lego i tralci più in alto. Ok ragazzi, mi ha appena scritto che sta arrivando, quindi adesso devo tornare a casa subito, aprire il cancello e aspettare insomma il nuovo trattore. Se questi video vi piacciono, vi ricordo di iscrivervi al canale per aiutarmi a farli sempre più potenti. Adesso partiamo. È arrivato qui fuori ragazzi, adesso deve girarsi a entrare. Fa la retro e lo porta dentro e poi andiamo a scaricarlo lì al centro della corte. Ok ragazzi, abbiamo scaricato il trattore, lui è Enrico della ditta Speroni. Ciao. E adesso ci spiegherà insomma le diverse caratteristiche di tutto il trattore e poi lo proveremo. Prima lo proverà il padre e successivamente lo proverò anche io. Ciao a tutti, allora oggi proveremo il trattore Same Frutteto 80 Classic. È praticamente il nuovo frutteto piattaformato della ditta Same. Nuovo perché? Perché è equipaggiato con il nuovo motore con la normativa Stage 5. Non è equipaggiato di urea perché il motore è un 3 cilindri turbo inferiore agli 80 cavalli. Le caratteristiche di questo frutteto sono innanzitutto che la macchina è molto compatta, essendo un 3 cilindri il passo è molto corto e ci permette di fare delle manovre in spazi molto ridotti e ha un raggio di sterzata maggiore. Dopodiché noi lo vediamo equipaggiato con una trasmissione meccanica, l'inversore è praticamente meccanico e il cambio è un 45 più 45 marce avanti e indietro con 3 marce power shift sotto carico. Tramite questi pulsantini si aumenta e si diminuisce praticamente dalla prima alla seconda alla terza, dalla terza alla seconda alla prima. Il sedile è molleggiato ad aria, le gomme in questo caso sono da 24 pollici, però possiamo averlo sia da 20 più basso fino a 28 per avere una macchina un po' più alta e per assomigliare al suo vecchio antenato, parente, lontano parente. I 3 distributori idraulici a doppio effetto di serie e una portata idraulica maggiorata con un deviatore di flusso per deviare l'olio dai distributori al sollevatore e per usarli anche in contemporanea. Tutti gli inserimenti delle funzioni sono elettroidraulici, come il bloccaggio differenziale, la doppia trazione anteriore e la presa di forza. Sono tutti inserimenti elettroidraulici. Abbiamo una memoria del giri motore, possiamo impostarla, specialmente quando magari facciamo i trattamenti si imposta i giri motori che ci interessano. Mm-hmm. E quindi resta costante. Possiamo averlo anche con l'inversore elettroidraulico. La peculiarità dell'inversore elettroidraulico è che abbiamo un'ulteriore funzione che si chiama stop and go. Praticamente
praticamente inserendo questa funzione evitiamo un passaggio che è il premere la frizione. Quando io sto avanzando con il trattore, con lo stop and go inserito, schiacciando il freno, la macchina si frena con la marcia innestata. Se pensiamo in un'azienda come la vostra di equipaggiare la macchina con un elevatore, se tu pensi a tutte le volte che devo andare avanti e indietro e fermarmi, è vero che la pedala della frizione è molto morbido, però è un passaggio in meno, no? Quindi, se tu sei girato che devi guardare dove vai eccetera, schiacciando il freno freni la macchina, metti l'inversore in avanti, molli il freno, rilasci il freno e vai in avanti. Per fare il rifornimento abbiamo il serbatoio davanti al motore. Il gancio di traino è a regolazione rapida, in maniera molto rapida e veloce, molto e sicura anche. Possiamo adattarlo al rimorchio o automizzatore che andremo ad attaccare dietro. Ok ragazzi, allora ci ha lasciato qui il trattore e dopo mangiato andremo a provarlo io e il padre. 2 hours later. Adesso è arrivato il momento della prova di guida. Il primo a provarlo sarà il padre. Vediamo come va sto trattore. Vediamo le marce. Questo va in giù. E credo va in su, su 3 marce. Bello molleggiato, dopo bisognerebbe provarlo sotto sforzo. Vediamo qua. Però non passa qua. Andiamo qua. Dei bei sacci. Bello grintoso come motore. Lo proveremo anche sotto qualche lavoro, così vediamo che forza c'ha. Va bene, bisogna provarlo sotto lavori per capire. Sulla strada, insomma, va ben tutti. Ok ragazzi, adesso lo provo io. Allora, questi sono i comandi. Qui ci sono le marce, queste sono le mezze marce e questo invece è l'inversore di marcia, appunto avanti e indietro. Questo è il freno a mano. Allora, per prima cosa, per accenderlo, questo qui appunto non bisogna premere solamente la frizione ma anche il freno, altrimenti non si accende. Adesso proviamo frizione, freno, giriamo la chiave. Si carica, potente, ok, lì posso, lì c'è il serbatoio della benzina, la velocità, la temperatura. Accendiamolo. Potente, senti che suono basso che c'ha. Allora, uno, andiamo in retro. Ok, avanti, qui il freno a mano l'ho tolto intanto. Sembra di essere molto più stabili di quell'altro. Allora adesso per cambiare devo buttarlo in avanti e mettere la sponda. Proviamo a tirarlo un pochettino. Questa è la seconda al massimo. Terza. Voilà, potente. Avete capito? Se io premo qua mi cambia in automatico, mi mette quella più alta. Ecco, questa era già al massimo. Adesso per esempio posso decelerare premendo il pulsante sotto, vediamo. Ok, adesso vedete che ha già decelerato. Se lo premo ancora, perché dovrebbe avere 3 slot, insomma, dovrebbe decelerare ulteriormente. Eccolo qua. Questa è la seconda, però al minimo in pratica. Anzi, la terza, scusate, la terza al minimo. Adesso acceleriamo ancora. Potente! Adesso mi giro.
Allora, mettiamo in prima. Ok, andiamo avanti ancora un po'. Adesso retro. Potente, ma che roba! Allora, avanti, ancora in prima. Se... Oh, ma come mai non cambia? Oh. Allora, adesso siamo in prima, no? Seconda! Seconda mezza marcia più alta. Adesso ancora di più. Andiamo a vedere i lavori che stiamo facendo qua. La gru che hanno installato. Così facciamo un po' di fuori strada. Ci giriamo qua, siamo qui nel vigneto, dai. Qua, come potete vedere, hanno posizionato la gru più avanti. Vi farò vedere tutto quanto adesso. Proseguiamo. Potente, andiamo sulle buche. Attendo perché ci sono anche gli specchietti e vanno in fuori un bel po', però si può vedere anche dietro. Seconda. Non posso tirarlo troppo perché ovviamente è senza targa, quindi non posso portarlo sulla strada. Il noio! Noio! Cosa dici, potente? Va bene, sì. Sentiamo il clacson, come fa, no? Com'è? Si sente, eh? Non come quello del nostro frutteto, che ormai è un po' scarico. Guardate che sterzata potente che c'ha. È bello questo qua. Si sta molto più comodi. Freno a mano. Ok. E si spegne. Prova di guida terminata. Diciamo così, se questo video arriva a 2000 like e 200 commenti, faremo anche la prova di una lavorazione in campo. Io ringrazio ancora Enrico della ditta Speroni di Verona. Se volete andare a vedere gli altri trattori che vende, vi lascio il suo profilo Instagram in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.